Allora, buongiorno a tutti, eh, grazie del vostro lavoro in queste, in queste ore. Abbiamo concluso questi due giorni e quindi mi preme rapidamente fare una sintesi di alcune cose che abbiamo discusso, alcune indicazioni che abbiamo assunto per il lavoro dei prossimi giorni. In particolare ci siamo concentrati sul lavoro dei 100 giorni che abbiamo eh, di fronte a noi. Al termine di questo percorso poi rifaremo un punto, un check e, e vedremo quanto delle cose che abbiamo deciso in queste, in queste ore eh, e che ovviamente facevano parte del programma eh, di, di governo eh, sono, sono effettivamente sono, siamo riusciti a applicarle e poi faremo il punto sugli ulteriori elementi del lavoro che dobbiamo svolgere. Eh, grandi temi che faranno parte in questi primi cento giorni dell'attività eh, del governo. La premessa non avrebbe senso eh, iniziare senza la premessa, la premessa è naturalmente il fatto che come avete visto questo è un governo che adesso, di persone che stanno cominciando a conoscersi, a, a lavorare insieme e quindi eh, la, la valutazione è quella di un lavoro il più possibile comune tra di noi con regole di linguaggio basate sulla franchezza e sulla lealtà, franchezza e lealtà reciproca. Quindi rispetto ai problemi che avete verificato nelle ultime 48 ore, la decisione che abbiamo assunto è quella che avete poi comunicato all'esterno, che è stata comunicata all'esterno, cioè la decisione di attenersi a una regola per la quale i ministri si occupano del governo. Si occupano delle cose di governo e cercano di fare del loro meglio per riuscire a dare risposte ai problemi del Paese attraverso le loro competenze e i loro eh, settori specifici e con un impegno a stare fuori dalle vicende eh, più prettamente politiche partitiche a partire dalla campagna elettorale per le amministrative che è in corso e che è una campagna elettorale ovviamente particolarmente complessa. Questa decisione è una decisione che ci è parsa essere di buon senso per superare problemi che ci sono, che ovviamente non si risolvono con eh, la bacchetta magica, e, e però sapendo che noi dobbiamo lavorare, andare avanti e per lavorare abbiamo bisogno di regole che ci consentano di dire che possiamo lavorare bene. Punto. Questa è la premessa di partenza, su questo punto non, non aggiungerò altro, nel senso che poi preferisco che parlino i fatti su questo, anche su questo punto. Sui, sulle quattro grandi questioni, quattro assi di lavoro eh, che abbiamo deciso di essere le quattro grandi questioni di, di questi primi cento giorni, eh, innanzitutto la questione che porteremo al Consiglio europeo, eh, alla discussione dei nostri partner in vista del Consiglio europeo di. Eh, giugno la questione del lavoro per i giovani e in generale la questione legata al fatto che c'è bisogno di dare risposte a chi perde il lavoro, a chi ha perso il lavoro, alle fabbriche che stanno chiudendo, alle imprese e agli imprenditori in difficoltà in questo momento. Quindi un primo asse di intervento è legato a questi temi eh, già a partire dal primo decreto che il eh, Consiglio dei Ministri eh, varierà, la questione che già conoscete del rifinanziamento della cassa integrazione, fondamentale perché ci sono troppe persone che in questo momento stanno rischiando di trovarsi senza lavoro e anche senza copertura. Quindi la prima necessità del Governo è di stare attenti a queste persone, a queste famiglie, soprattutto nei territori più disagiati, e quindi l'attenzione eh, in questo molto forte. Abbiamo sul tema occupazione giovanile fatto un punto il ministro del lavoro eh, Enrico Giovannini ha fatto ieri sera eh, una, una prima panoramica delle diverse opzioni eh, che possiamo mettere in campo sia sull'impegno nazionale sia sull'impegno europeo sapendo che poi su questa parte di impegno europeo ovviamente è un lavoro congiunto, il ministro eh, Saccomanni è partito adesso per l'Eurogroup e per l'Ecofin, lì avrà contatti con i suoi colleghi per parlare di questi temi. Io stesso giovedì sarò a Varsavia per incontrare il primo ministro eh, polacco che è un altro dei protagonisti del Consiglio europeo, con il quale io sono convinto riusciremo, eh, così come con gli altri eh, presidenti eh, e componenti del Consiglio europeo, a far sì che questo tema del lavoro per i giovani, di, una, di iniziative straordinarie a livello europeo e a livello nazionale eh, per il lavoro per i giovani, eh, siano effettivamente poi eh, concretizzate. Ovviamente qui dentro ci sono tante questioni, tante questioni che non cito perché voglio semplicemente qui indicare eh, i, i grandi assi di intervento, poi ovviamente nei prossimi giorni le specificheremo meglio. Il secondo è il tema della casa, tema della casa sul quale vogliamo in questi 100 giorni lavorare a tutto campo, è un tema che riguarda il rilancio dell'edilizia nel nostro paese è un tema che riguarda naturalmente la questione delle fasce più deboli, le giovani coppie che non riescono a prendere una casa in affitto o che hanno i problemi legati eh, al mutuo. C'è il tema dell'ambiente, delle ristrutturazioni ecocompatibili, tema complesso perché sappiamo i costi di operazioni di questo genere, quindi abbiamo fatto un esame della situazione. ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane affronteremo la modalità con la quale dare risposte su questi temi. Naturalmente c'è il tema della fiscalità che riguarda la casa, eh, tema rispetto al quale eh, il decreto in corso di eh, finalizzazione darà il primo eh, segno e poi ovviamente la riforma complessiva della fiscalità eh, della casa, che in questi 100 giorni sarà uno dei cuori, eh, una de delle questioni chiave dell'azione del governo. Terzo punto, il paese ha bisogno di ripartire di ripartire con fiducia e questo eh, passa attraverso il successo dei due primi punti, lavoro in particolare lavoro per i giovani, casa, ma passa anche attraverso il fatto che il governo riesca a dare dei messaggi concreti, forti che noi vorremmo contenere in una iniziativa fatta di diversi disegni di legge e diversi atti normativi che sia un messaggio positivo agli italiani che vogliono fare qualcosa per il loro paese. Gli italiani che vogliono mettere in campo iniziative, gli italiani che vogliono, nei campi diversi, penso al campo della cultura, tema sul quale abbiamo intenzione di eh, fare un investimento eh, diciamo, con, dal punto di vista del contenuto e dal punto di vista della prospettiva, particolarmente significativo, um, gli italiani che hanno voglia di fare, gli italiani che hanno voglia di non rimanere fermi a godere delle rendite o a vivere i sacrifici eh, che stanno vivendo, gli italiani che hanno voglia di fare troveranno dentro questo pacchetto di iniziative legate alla voglia di fare delle agevolazioni, delle semplificazioni, degli sblocchi, eh, delle sburocratizzazioni. Delle incentivazioni, questo sarà un altro dei temi dei eh, primi cento giorni, sui quali è il terzo sul quale abbiamo intenzione eh, di lavorare. Quarto punto mi fermo e poi lascio la parola al vicepresidente Alfano e poi eh, al Ministro per le riforme costituzionali che su questo quarto punto aggiungerà una specificazione rispetto a quello che eh, sto per dire. L'altro punto <coughs> scusate. L'altro punto ehm, dei cento giorni, noi vorremmo che la riforma della politica, il grande tema della riforma della politica, passasse il punto di non ritorno in questi primi cento giorni, cioè che in questi primi cento giorni si arrivasse a un punto delle riforme della politica, delle riforme costituzionali dal quale non si può più tornare indietro, per il quale non può più fallire il processo di riforma della politica e della Costituzione. Sappiamo tutti che è proceduralmente molto complesso perché la gran parte di queste riforme passano attraverso riforme della Costituzione. Ridurre come vogliamo il numero di parlamentari è materia che necessita un cambio della Costituzione. Abolire le province, come l'abbiamo detto vuol dire cambiare la Costituzione per cambiare la Costituzione c'è bisogno di un procedimento che porti a quattro votazioni a distanza di tre mesi di tempo con il due terzi eh, dei componenti eh, del Parlamento che le votano quindi c'è bisogno di una procedura complessa e noi vogliamo assolutamente che questa procedura eh, riesca a portare il risultato finale quindi eh, ecco perché dicevo cento giorni per passare il punto di non ritorno, perché vogliamo assolutamente che queste riforme della politica riescano ad andare fino in fondo. Qual è il metodo col quale lavoreremo? Dico i titoli e poi lascio al Ministro per le riforme costituzionali la specifica. Abbiamo intenzione di lavorare così. Sono diversi binari di lavoro. Primo binario. Eh, lavoreremo perché il Parlamento avvii un dibattito dal quale nasca rapidamente, rapidamente vuol dire giorni, massimo settimane, una legge costituzionale che istituisca la convenzione che dovrebbe essere, secondo l'idea che il governo suggerirà alle forze politiche, un organo composto dai componenti delle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. I presidenti delle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato dovrebbero, nella nostra idea, presiedere questo organismo. Quindi i presidenti in questo momento sono il presidente finocchiaro al Senato e il presidente Sisto alla Camera. Questa questo organismo che noi chiameremo Convenzione, composto dalle due, dai componenti delle due commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, lavorerà per ehm, fare la riforma costituzionale. E poi ovviamente dico i titoli generali, poi la specifica e le modalità con cui tutto questo arriverà fino in fondo lo vedremo nei prossimi giorni attraverso anche una consultazione con le forze politiche e, e tutto il resto. Mi fermo all'impianto generale. Eh, contemporaneamente il governo e il Presidente del Consiglio nominerà una commissione per le riforme costituzionali, una commissione di esperti esterni che sceglieremo mettendo insieme le più eh, importanti personalità nel campo appunto, degli esperti di riforma costituzionale. Questa commissione che sarà eh, eh, nominata dal Presidente del Consiglio sarà anche presieduta dal Presidente del Consiglio che ne delegherà la presidenza al Ministro per le riforme costituzionali. Questa commissione di esterni avrà i 100 giorni di tempo di cui parlavamo per elaborare opzioni, idee che consegnerà ai Presidenti del Parlamento perché possano essere la base di lavoro, possano essere utilizzati dalla Convenzione, che nel frattempo, speriamo, la legge costituzionale avrà praticamente formato, e quindi questi due binari, la Commissione di esperti esterni che verrà nominata subito, immediatamente, pochi giorni, e comincia subito a lavorare, la Convenzione per la quale istituzione c'è cioè bisogno di legge costituzionale, della procedura eh, che viene messa subito in campo in modo tale che possa poi operare e possano i contenuti del lavoro della commissione degli eh, esperti possa poi andare a combaciare e questo percorso da andare avanti tutto questo per arrivare a una riforma della costituzione nell'arco del più breve tempo possibile infine il ministro delle riforme eh, costituzionali avrà il compito di fare immediatamente due verifiche due verifiche immediatamente mentre parte questo percorso le due verifiche sono la prima cominciare subito a lavorare sul tema dell'abolizione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti e di come legare questo percorso all'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione Secondo, fare una verifica tra le forze politiche per capire quali possibilità ci sono, qual è la valutazione delle forze politiche su come mettere in sicurezza subito o comunque in tempi non nei tempi dei mesi necessari per la riforma costituzionale ma prima, come mettere in sicurezza, come fare una sorta di safety net sulla legge elettorale. Immaginando cioè che la legge elettorale dovrà uscire dal percorso di riforma, perché bisogna capire qual è la legge elettorale migliore per quel percorso di riforma, ma bisogna anche sapere che con questa legge elettorale presente non si può andare a votare. E quindi la verifica che il Ministro farà è di capire quali sono le modalità con le quali, in tempi molto rapidi, con uno o due piccoli cambiamenti, riuscire a creare una specie di rete di protezione per la quale eh, non ci sia la paura, nel caso dovesse succedere l'imponderabile, di un voto di nuovo con questa legge elettorale che è ciò che vogliamo assolutamente escludere perché è il danno politico peggiore che il nostro Paese possa avere. Questi saranno due compiti che il Ministro... Eh, si prenderà immediatamente per cercare di far sì che su questi due temi, legge elettorale e ehm, abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, siamo in grado di prendere atti che si scolleghino dal percorso di riforma costituzionale che ha purtroppo, per motivi eh, obbligatori, tempi più lunghi. E ovviamente, siccome vogliamo che questi risultati vadano in porto, c'è bisogno di fare tutto con eh, il massimo di attenzione e per bene. Queste sono le quattro grandi questioni di cui abbiamo discusso. Quest'ultima questione è una questione sulla quale mi sembra che si sia fatto un passo avanti molto importante e siamo molto determinati a far sì che queste cose che ho accennato e che poi il ministro Quagliarello specificherà riescano effettivamente a diventare fatti concreti perché il tema della riforma della politica è essenziale o siamo in grado di dare risposte rispetto agli impegni che ci siamo presi riduzione del numero dei parlamentari, via al finanziamento pubblico dei partiti, una riforma che faccia nascere il Senato delle Autonomie, insomma una politica e istituzioni più efficienti oppure tutte le altre cose di cui abbiamo parlato prima la riforma del titolo quinto mi ero dimenticato ritengo importantissima anche questa tutte le altre cose di cui ho parlato prima casa lavoro per i giovani eh, rilancio dell'economia e dare risposte positive agli italiani che hanno voglia di fare non troveranno strumenti istituzionali che riescano a metterle effettivamente in concreto e in campo. E quindi concludo dicendo che se effettivamente su questi temi riusciremo a far sì che i 100 giorni siano Punto di non ritorno, allora vorrà dire che questi due giorni di spineto saranno stati un esercizio positivo. Lo sono stati sicuramente un esercizio positivo per chiarirci tra di noi sulle regole di ingaggio con le quali deve funzionare il nostro lavoro comune, la franchezza e la lealtà reciproca. Credo lo siano state anche per il clima che c'è stato, di grande attenzione, di grande concretezza. È un po' il ragionamento che ho fatto nel, nel discorso, che è stato il cuore del mio discorso alle Camere. Noi dobbiamo lavorare sulle politiche. Lavorando sulle politiche riusciamo a dare risposte agli italiani, le risposte di cui c'è bisogno. Se ci concentriamo sullo scontro della politica, noi ci fermiamo dopo il primo metro e io penso invece che siamo qui per cercare di fare un pezzo di strada positivo dando risposte che sono risposte alle questioni concrete che abbiamo di fronte. Mi fermo, scusate la lunghezza, ma mi sembrava utile dare il senso della compiutezza di questo lavoro, eh, tema rispetto al quale adesso passo la parola al Vicepresidente Alfano. Ringrazio tutti voi per la cura con cui avete seguito eh, questa nostra due giorni. Una due giorni che evidentemente eh, non ha eh, superato problemi che ci sono da vent'anni e che, come eh, diceva il Presidente poco fa, ci sono, esistono ma una o due giorni che ha consentito di eh, prendere atto di un punto di forza, e cioè che il governo non si fa sopraffare dai problemi. Noi siamo qui per l'Italia, siamo qui per il bene dell'Italia, ci siamo occupati dei provvedimenti che un governo può approvare o può proporre al Parlamento per il bene dell'Italia. E allora la bussola è esclusivamente questa. È esclusivamente questa perché eh, l'obiettivo che è stato testé sintetizzato eh, dal eh, presidente Letta è quello di aiutare i giovani che non hanno lavoro, aiutare gli imprenditori che vogliono assumere i giovani che non hanno lavoro, aiutare coloro i quali rischiano di perdere il posto di lavoro. Questa è una missione strategica. Perché, in un tempo di crisi, occorre occuparsi della crisi, del lavoro e mettere al centro di ogni pensiero governativo esattamente il modo, la strada attraverso la quale questo governo può portare l'Italia fuori dalle secche. Quindi, il lavoro. La vicenda economica non può che tenere conto del fatto che il crollo dei consumi va superato e abbiamo fin dal primo consiglio dei ministri individuato la strada di una politica sulla casa, di scelte fiscali sulla casa in primis che possano consentire una ripresa dei consumi. Perché se non ripartono i consumi non riparte l'economia del nostro paese. L'altra questione che è appena stata sintetizzata eh, con il mainstream della semplificazione è quella di dare una mano d'aiuto a chi vuole intraprendere, ai giovani che vogliono fare impresa, a coloro i quali hanno idee da realizzare e che possono restare impigliati nei lacci e nei lacciuoli delle leggi che disincentivano invece di incentivare. E la questione poi delle riforme. Vedete, ci sono alcuni punti molto importanti che incrociano la sensibilità della pubblica opinione che sono emersi con chiarezza dal voto e che noi intendiamo portare avanti in primo luogo la questione del finanziamento pubblico dei partiti e poi tutte quelle regole che stanno a testimoniare che un partito deve agire secondo modalità di massima trasparenza e di correttezza tracciabile e certificabile da ciascun cittadino. Queste cose sono le prime cose delle quali il governo si occuperà e siamo convinti che questa sia la strada giusta, la strada giusta che porta l'Italia fuori dalla crisi, che dà una mano d'aiuto a chi è in difficoltà e che segna anche un'agenda di lavoro, che è fatta di economia, che è fatta di riforme e mi permetto di aggiungere anche dalla lettura delle cronache di questi giorni, di ieri, di oggi, di sicurezza nelle nostre città. Noi abbiamo un compito che è quello di rassicurare i cittadini che le città sono protette e il fatto che questo governo è attentissimo a questo argomento e a questo tema. Penso che eh, si possa esprimere una autentica soddisfazione per il lavoro che è stato fatto oggi che non è stato solo eh, di semina, ma è un primo raccolto dopo il passaggio parlamentare della fiducia. Il discorso su cui il governo ha ottenuto la fiducia è un discorso che ha, che ha avuto un brevissimo intervallo di preparazione, in quanto il mandato eh, è stato conferito al presidente allora incaricato, Enricoletta, mercoledì, il quale il lunedì successivo si è già presentato alle Camere dopo il giuramento dei ministri avvenuto domenica e la loro indicazione è avvenuta il sabato precedente. Questo lavoro di messa a punto e di affinamento delle proposte è esattamente ciò che ci voleva e che credo possa essere valutato e salutato con un giudizio estremamente positivo. Gaetano. Sì, buongiorno. Come voi sapete il tema della Convenzione è stato oh, un, un tema molto discusso nei primi giorni di questo governo. Eh, è stato molto discusso tra le forze politiche, è stato molto discusso sui giornali, questa è una raccolta delle, eh, eh, delle critiche e delle eh, osservazioni che eh, sono state avanzate, devo dire in gran parte eh, da eh, giuristi che si rifanno a forze dell'opposizione, noi ci siamo messi in ascolto perché eh, riteniamo che su questo tema eh, bisogna considerare eh, tutte le opinioni a 360 gradi eh, e eh, evidentemente eh, ponderare eh, le decisioni eh, e alla fine eh, abbiamo eh, convenuto su una proposta che presenteremo al Parlamento quindi questa è la proposta del governo eh, al Parlamento che la dovrà eventualmente eh, approvare eh, la proposta nelle sue eh, linee generali è stata eh, magistralmente esposta dal Presidente del Consiglio. Eh, io eh, do soltanto eh, alcune specificazioni per far comprendere, se ci riesco, perché si è arrivati eh, a questa proposta. In realtà la Convenzione, così come era stata prevista, nella relazione eh, della Commissione politico-istituzionale istituita dal eh, Presidente della Repubblica, la cosiddetta Commissione dei facilitatori, eh, incontra alcune difficoltà, anche di ordine costituzionale, che sono state appunto messe in evidenza. Eh, io ne ho eh, ritenute almeno quattro, anzi quattro in particolare. La prima è la più seria, e che quella commissione era composta da eh, eletti eh, del, dal, dal popolo, quindi eh, senatori e deputati, e da esterni. Quindi metteva sullo stesso piano e dava la stessa legittimazione a chi. Eh, ha una fonte di legittimazione che proviene dalla sovranità popolare e chi invece ha una legittimazione che sarebbe provenuta dalla nomina. E, e evidentemente eh, all'interno di un percorso di revisione costituzionale eh, questo eh, è un fatto molto serio che eh, probabilmente non si sarebbe potuto superare nemmeno con una revisione del eh, percorso previsto. Dal 138. In ogni, caso, in ogni caso, anche se questo fosse stato possibile, e questo è il secondo punto, la Commissione per operare in sede legislativa avrebbe dovuto attendere che il processo di revisione si completasse. Ritenere che una commissione così composta potesse lavorare semplicemente sulla base di documenti di indirizzo delle Camere, insomma, amplificava ancor più il problema eh, che ho evidenziato e questo avrebbe comportato una perdita di tempo, perché la Convenzione avrebbe dovuto svolgere il lavoro istruttorio fino a che eh, il eh, procedimento di cambiamento della Costituzione non si fosse eh, completato, quindi eh, per alcuni mesi e forse anche per un tempo eh, che avrebbe potuto superare l'anno. Terzo uh, problema è il problema della materia che si sarebbe delegata alla Convenzione, perché voi eh, sapete che è, è molto difficile separare la materia costituzionale dalle leggi ordinarie che in qualche modo sono connesse, soprattutto quando uh, si parla di temi appunto come la forma di governo. E eh, dandogli questa delega in realtà si sarebbe espropriato il Parlamento e in particolare le commissioni prime di Camera e Senato di gran parte della materia alla loro attenzione. E infine, ultimo aspetto, privare il Parlamento della possibilità di emendare il testo, ma di dare soltanto tra dei consigli eh, alla Convenzione, anche questo sarebbe stato diciamo, una eccessiva... Eh, un eccessiva eh, Iniziativa che allontanava ancora di più il eh, processo di revisione dalla centralità parlamentare. Ecco, ritenute queste quattro obiezioni, eh, si è messo a punto invece un percorso molto più parlamentare che eh, in realtà aderisce molto più all'attuale 138. Eh, la commissione di esperti. Alla quale ha fatto riferimento il Presidente del Consiglio, avrebbe grossomodo i poteri della Commissione Balladur, quindi eh, darebbe dei consigli che eventualmente il Governo immetterebbe nel lavoro della convenzione vera e propria, che sarebbe costituita dalle due commissioni di Camera e Senato riunite. Quel che vorrei dire è che questa proposta in realtà modifica sostanzialmente quanto previsto nel eh, documento della Commissione eh, politico-istituzionale istituita presso la Presidenza della Repubblica, ma aderisce ai tre obiettivi di fondo che quella proposta si poneva. Il primo è cercare di eh, portare questo dibattito in una zona un po' più protetta rispetto alla. Eh, insomma alle tensioni politiche della quotidianità. Eh, il secondo è creare dei collegamenti con il mondo esterno, cioè far uscire questo processo di revisione costituzionale dai palazzi. E a questo proposito vorrei dire che una delle decisioni che è stata assunta è quella di accompagnare questo procedimento con una consultazione pubblica che utilizzi la rete e che quindi porti ancora di più questo dibattito fuori. Dal, eh, dai palazzi istituzionali nei quali si svolgerà e il terzo è quello di cercare per il possibile di abbreviare i tempi. Eh, quanto abbiamo deciso risponde eh, a nostro avviso a tutte e tre queste eh, condizioni eh, termino dicendo che, eh, e ripetendo che questa è una proposta che il governo formulerà al Parlamento. Io credo che entro una decina di giorni si svolgerà un dibattito parlamentare che potrebbe, e auspicabile, concludersi con un'approvazione di una mozione che recepisce questi contenuti e da lì evidentemente il processo di revisione costituzionale inizierà il suo iter. Vi ringrazio. A, aggiungo a, a ultima informazione che il percorso di costruzione... Del della Commissione del Governo per le riforme costituzionali, della legge costituzionale per far nascere la Convenzione in Parlamento, e di tutto questo abbiamo informato, prima di essere qui adesso in Conferenza stampa, i Presidenti delle Camere, eh, Boldrini e Grasso, e abbiamo informato i partiti politici e i movimenti politici di opposizione, perché riteniamo che questo progetto, quest'idea sia soprattutto un modo per offrire ai soggetti politici presenti in parlamento che non appoggiano il governo una grande occasione di partecipazione alla pari, insieme ai partiti che sostengono il governo, per cambiare la Costituzione, ridurre il numero dei parlamentari, cambiare le regole fondamentali che fanno sì che il nostro sistema non funzioni. E quindi speriamo che questo tipo di occasione sia un'occasione in cui il dialogo con tutte le forze politiche, tutti i movimenti politici presenti in Parlamento prenda finalmente corpo e sia un dialogo che porta poi a un risultato che in tanti decenni tanti hanno cercato di raggiungere senza riuscirci. Noi speriamo che questa legislatura sia una legislatura che riesce in questo risultato. Ci sono domande? Livia Michilli, tg 24 um, In questo programma dei 100 giorni non c'è la riforma della giustizia. È un tema che il governo pensa di affrontare in un secondo momento e poi um, questa decisione che avete preso di uh, diciamo, sottrarre i ministri alle manifestazioni elettorali o ai dibattiti eh, durerà um, forse fino agli inizi di giugno, grossomodo, considerando anche la Sicilia però il programma è di 100 giorni, quindi se dovesse ricapitare una situazione come quella di sabato con quel tipo di tensioni, eh, che cosa accadrà al governo? Cioè, lei personalmente presidente in qualche modo mh, ne tirerebbe le conclusioni? Ma intanto sulla prima questione queste sono le quattro priorità che noi vorremmo portare a conclusione entro questi 100 giorni. Questo non vuol dire che anche nella discussione di questi due giorni non ci siano state una serie di riforme che cominciamo a mettere in cantiere e che avranno una gittata più lunga e che ovviamente ho citato prima alcuni temi, i temi che hanno a che fare con la cultura, le questioni che hanno a che fare con eh, la scuola, la salute, ci sono molte questioni che cominciano e cominceranno a essere discusse e che però avranno probabilmente una gittata più lunga e probabilmente anche questioni di natura istituzionale o che hanno a che fare con la giustizia. Quindi non le cito perché eh, ho preferito e abbiamo preferito indicare questi quattro punti, che sono i quattro punti sui quali contiamo che ci sia un inizio e anche una conclusione del percorso in questi cento giorni. Il quarto punto le riforme costituzionali, ho detto non può esserci tecnicamente in 100 giorni la conclusione perché per cambiare la Costituzione le nostre regole obbligano a tempi più lunghi, ma ho detto il punto di non ritorno, cioè essere sicuri che ce la faremo, che si è scavallato. Quanto riguarda il resto del punto, ovviamente adesso abbiamo questo mese davanti, in questo mese sperimenteremo, io spero e sono sicuro che tutti capiremo che è utile a tutti. Che il governo si concentri sul governo, le forze politiche facciano la dialettica politica ma il governo si concentri sul governo e sono convinto che questa modalità sarà utile per dare risposte ai problemi degli italiani e sono convinto che sarà utile anche dopo, quindi io in questo sono fiducioso del fatto che anche la discussione che abbiamo avuto in queste ore possa essere una discussione che dà risultati positivi in generale anche dopo le elezioni amministrative. Sono Enrico... No, scusate, aggiungo a quello che diceva il Presidente Letta che, eh, dando atto della correttezza con cui i giornali oggi hanno trattato la materia, ribadisco che questa non è stata materia divisiva per il Governo, ma che è stata una decisione condivisa e concordata. Sono Enrica Agostini di Rai News 24. Presidente, lei dice che il Governo si concentri sul Governo, però allora a questo punto sorge spontanea la domanda da fare. Eh, al segretario del PDL eh, Angelino Alfano perché è comunque è pur sempre il segretario del PDL, quindi lei pensa di passare la mano come segretario del PDL per poter tenere il governo lontano da qualsiasi iniziativa che sia di partito alla quale lei evidentemente non potrà partecipare. Guardi io sono vicepresidente del Consiglio su eh, designazione del Presidente Letta e del Consiglio dei Ministri perché e in quanto io sono il segretario politico del Popolo della Libertà. Quindi sono stato indicato in quanto segretario politico del Popolo della Libertà. Poi sapete anche che il mio partito ha un leader e quindi che il segretario sia al governo non incide sulla leadership sul processo di funzionamento e sulla modalità di presenza e di partecipazione alla dialettica politica del partito di cui sono segretario. Buongiorno. Fabrizio Desposito Fatto Quotidiano. Posso? Prego, prego. Nel punto stampa, nell'ultimo punto stampa di ieri sera alle 21 la portavoce del vicepremere Alfano ha fatto riferimento a un accordo oppure ha posto il problema delle maggioranze cosiddette variabili. Ecco qualora eh, che penso se ne sia parlato ieri, uno degli argomenti delle maggioranze variabili, che probabilmente eh, spaventa il PDL, riguarda anche la ineleggibilità di Silvio Berlusconi. Ecco, al di là del tema c'è un accordo su questo problema delle maggioranze variabili. E chiedo poi al segretario del PDL nonché vicepremiere e ministro dell'interno. Qualora fra due settimane, fra una settimana, eh, il presidente Silvio Berlusconi dovesse essere condannato per un altro processo, il PDL cambierà atteggiamento rispetto a sabato oppure ci, si proseguirà nell'identità, nell a parte le manifestazioni elettorali su cui avete raggiunto l'accordo del codice di comportamento? Ma è evidente che, che le maggioranze variabili rendono complicata la vita di un governo e dopodiché è competenza del governo occuparsi delle cose che il governo farà. Poi dopodiché le forze politiche avranno e si assumeranno le loro responsabilità sui diversi temi. No, Sull'altro aspetto non mi occupo di ciò che accadrà tra due settimane, a maggior ragione nella convinzione che tra due settimane accadranno cose positive. Francesca Nava della 7 Piazza Pulita. Volevo fare una domanda sia al Presidente Letta che al Vice Premier Alfano. Entrando nello specifico, il processo Rubi e le vicende giudiziarie di Berlusconi, quanto possono realmente mettere in crisi la stabilità del Governo? Ma la mia risposta è semplice. Io non ho mai commentato sentenze giudiziarie e non comincerò a farlo adesso. Quindi io continuo a lavorare e. Perché penso che sia necessario lavorare per affrontare i problemi degli italiani. Punto. Io la rimando alle parole responsabili pronunziate dal diretto interessato, dal Presidente Berlusconi, e specificamente a quelle immagini sul no al fallo di reazione che credo eh, dovrebbero essere commentate positivamente da tutti coloro i quali hanno occhi attenti e senso di responsabilità nei confronti del Paese e delle istituzioni pesante TGCOM24, al, al primo punto avete parlato della necessità immediata di rifinanziare la cassa integrazione per rispondere ai problemi del lavoro, dove troverete i fondi per questo e allo stesso modo IMU, se avete deciso qualcosa, se siete entrati nel merito e anche lì eventualmente dove troverete i fondi per coprire questa tassa in meno. Dunque abbiamo deciso innanzitutto che come metodo di lavoro il Consiglio dei Ministri si svolgerà sempre il venerdì mattina salvo urgenze che obblighino ovviamente a cambiare la data per motivi evidenti. Quindi cominceremo già da questa settimana ad applicare questa regola e in questi giorni il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta facendo le riunioni di coordinamento con i ministeri interessati per individuare risposte esattamente alla domanda che lei poneva e la cui risposta sarà pubblica venerdì. Buongiorno. Ci ha detto poco fa che avete demandato al Ministro Guagliarello di mettere in sicurezza la legge elettorale diciamo, qualora non accada l'imponderabile. Domanda politica. Cioè, vi siete spaventati, nel senso avete pensato che quell'imponderabile che è tradotto immagino sia la caduta del governo fosse stato vicino in questi giorni? No, la questione non è legata a quello che è accaduto sabato e domenica. Eh, se lei guarda. Il tema è nel mio discorso programmatico, nel senso che nel mio discorso programmatico io lì ho scritto, c'è un passaggio, un paragrafo nel quale lo dico chiaramente, penso che noi non possiamo vivere in una condizione in cui non sia praticabile la legge elettorale vigente. Questo lo, lo ritengo una cosa che, che mette a forte rischio diciamo, la la normalità della dialettica democratica e quindi l'idea ed è il motivo per il quale abbiamo dato mandato al ministro di fare una verifica una verifica con le forze politiche ovviamente di capire come può essere messa in salvaguardia messa in salvaguardia sto dicendo non riformata al meglio messa in salvaguardia perché per riformarla al meglio lo ridico, c'è bisogno del cambio della Costituzione perché il numero di parlamentari è scritto in Costituzione e siccome per noi il dimezzamento dei parlamentari è uno degli obiettivi, c'è bisogno di cambiare la Costituzione e c'è bisogno quindi dei mesi necessari per cambiare la Costituzione. Però, siccome la legge elettorale è legge ordinaria, tranne questo aspetto del numero dei parlamentari, questo safety net, credo che sia utile, fondamentale e siccome c'era scritto nel mio discorso ehm, alle Camere non ha un legame particolare con eh, timori di queste ore, ma lo ritengo un elemento essenziale da offrire al Parlamento e soprattutto agli italiani che sappiano che non siamo un paese nel quale non si può votare, ma spero che nell'arco di poco eh, saremo in condizione di avere una rete di salvaguardia in cui almeno quell'aspetto sia risolto. Posso aggiungere una cosa. Su questo aspetto agiremo con una logica di doppio binario. Cioè, la vera riforma della legge elettorale sia per il numero dei parlamentari sia perché la riforma della legge elettorale è legata strettamente alla forma di governo. Tutti quanti voi comprendete che se si decide di andare a Parigi c'è una legge elettorale correlata, se si decide di andare a Berlino ce n'è un'altra e a Londra un'altra ancora. Questa riforma è strettamente legata alla riforma della Costituzione e in particolare della forma di governo. Poi c'è un tema, questa legge elettorale è ritenuta eh, diciamo di dubbia costituzionalità anche per un problema diciamo, di carattere storico. Quando questa legge elettorale è nata eh, le coalizioni erano al di sopra del 45%, il premio di maggioranza era un premio di maggioranza limitato. Oggi le coalizioni, l'ultima consultazione, si sono trovate al di sotto del 30% e quindi hanno determinato un meccanismo di lascia o raddoppia. E un premio così ampio si configura e si può anche configurare come una sorta di legge del contrappasso, perché poi chi lo assume non ha la forza politica e la legittimità per poterlo gestire. Allora, rispetto a questo tema ho avuto incarico di capire se c'è una clausola di sicurezza. Che possa essere immediatamente applicata senza che questo faccia venir meno la intenzione invece di fare una vera riforma all'interno della o più organica riforma della forma di governo. Roberto Gentili, del Messaggero. Una domanda al Presidente eletto e poi al Vice Premier Alfano. Ecco, lei è un appassionato di calcio. Ha detto: Vediamoci qui in Abbazia per fare spogliatoio e nello spogliatoio per la fine vi siete picchiati. Di solito in queste. Da uno spogliatoio in cui volano qualche schiaffone si riparte lacerati e con una squadra a pezzo e con una squadra che invece ritrova una certa energia, comprendendo che se altrimenti c'è il fallimento. Ecco. Mi chiedo se è la prima o la seconda ipotesi, mentre Dalfano volevo chiedere, ieri e la, sua, la sua portavoce ha detto no a maggioranze variabili e il primo collega ha fatto riferimento a un certo tipo di legge. Io le volevo chiedere: questo vale anche per leggi forse meno sensibili come la legge sullo Ius Soli proposta del ministro per la? per l'integrazione o per la legge per le unioni civili, cioè se passassero queste leggi, lei ieri ha detto il governo rischia, è davvero così? Grazie. Ma molto banalmente, io penso che anche questo sia un aspetto positivo per il governo e per quello che è successo, perché eh, dentro lo spogliatoio abbiamo discusso, e io preferisco che si discuta dentro lo spogliatoio piuttosto che partano interviste di un ministro contro l'altro ministro. Quando cominceranno le interviste dei ministri gli uni contro gli altri, allora comincerò a preoccuparmi seriamente. Quando si discute dentro lo spogliatoio, ci si dice le cose francamente come stanno, franchezza e lealtà. Dopodiché ovviamente, io l'ho detto fin dall'inizio, ognuno... Eh, risponde alla sua coscienza e al paese delle cose che fa e che deve fare e ognuno di noi farà le sue scelte in piena eh, libertà, io in primis. Mi sembra che in questo caso franchezza, lealtà, discussione interna è stato utile per assumere una decisione alla quale siamo tutti legati e io vorrei che questo fosse un metodo di lavoro. Le cose ci si dicono dentro, si assumono dei comportamenti e poi si portano... Eh, avanti e in fondo questa è anche la logica dello spogliatoio. Eh. È stata fatta giustamente anche ironia su questo termine eh, dello spogliatoio, lo lascio da parte. Parliamo di qualunque terminologia che abbia a che fare col fatto che c'è un gruppo di persone che ha delle responsabilità e discute al suo interno, stabilisce delle regole e poi le regole le applica fuori. Siccome noi siamo nuovi, nel senso che non avevamo mai collaborato prima tra di noi, ci sono ministri che non hanno mai fatto i ministri. C'è la necessità tra di noi, passo passo, di, fare, diciamo, di tarare la modalità con la quale si lavora insieme. Quindi è probabile che di spogliatoi come questo di Spinetto ce ne saranno altri, magari non qui, ma insomma a Roma, ma insomma, che ci saranno momenti nei quali si discuta, si discuta animatamente al nostro interno perché arriveranno vicende alle quali non eravamo che non erano previste e che ci obbligheranno ad assumere decisioni e modalità di comportamento. Vorrei che si applicasse lo spirito di Spineto, ecco. franchezza, lealtà, discussione interna, dura, decisioni che prendiamo insieme e che poi applichiamo eh, tutti insieme. A me sembra questo, un, se siamo in grado di mantenerlo, un grandissimo passo avanti. Ringrazio gentili per la domanda, la vicenda delle maggioranze variabili, per cui i pezzi di maggioranza non votano e un provvedimento viene votato da pezzi di opposizione può avvenire sui temi più svariati e con gli esiti più imprevedibili. Eh, la stessa domanda era stata posta pocanzi al presidente del Consiglio da parte del collega Suo de Il Fatto, ha già risposto il presidente del Consiglio alla sua risposta rimando. Bene, grazie.